una storia sull'amore, secondo me, in tutte le sue sfaccettature. E è molto profonda, infatti, cioè l'amore bellissimo dell'innamoramento e poi del consolidamento di una relazione, però c'è anche l'amore che si trasforma in qualcos'altro quando si entra in crisi. Non credo che sia stato mai fatto un racconto così, come hai detto anche tu, scevro di retorica, di fronzoli, no? Sulla maternità. Quindi tanto di cappello a Giacomo Bendotti che è riuscito a raccontare, a trasferire qualcosa che non lo riguarda, perché chiaramente è un uomo e quindi non, stiamo parlando di qualcosa che lui forse in primis ovviamente non ha provato, però è riuscito in qualche modo a interpretarlo, no? Evidentemente ha empatizzato talmente tanto che è riuscito a trovare la chiave per raccontare questa solitudine che pervade la vita di questo personaggio nel momento in cui effettivamente poi nasce suo figlio, no? E stavo riflettendo sul fatto che effettivamente l'amore enorme, no? Che io non sono madre, però l'amore enorme che prova una donna che partorisce un figlio nei confronti di suo figlio, penso che forse sia quella un po' la cosa che la spinge comunque e la tiene in vita anche nella solitudine. Quell'amore incredibile che generi, che esce fuori nel momento in cui sai che insomma nascerà tuo figlio. Però effettivamente quella solitudine a un certo punto può diventare un peso. Per Anna diventa un peso. Tra i tantissimi temi raccontati in questa serie, perché ce ne sono tantissimi veramente di temi, no? Ce n'è uno che riguarda molto specificatamente il tuo personaggio, no? Perché la tua Anna ha un'infanzia segnata da un trauma fortissimo, no? Che è appunto la morte della madre, che appunto la coglie quando è ancora una giovane ragazza, e da un padre che è un primario, no? E che è un po' assente, cioè che non riesce comunque a seguirla come dovrebbe, e quindi si sente un po' sola, giusto, nel rapporto anche con gli altri. È questo forse il carattere, l'aspetto forse anche più drammatico, se vogliamo, del carattere del tuo personaggio? Beh, sicuramente è stata un po' sfortunata, nel senso che sì, appunto, ha perso la mamma quando era piccola, il padre comunque si è occupato con altro e in qualche modo lei ha sofferto la solitudine, no? E quindi forse farsi una famiglia era importante per lei, però allo stesso modo era importante la realizzazione professionale. Io credo che alla fine, oltre a questo, ci sia anche il problema proprio appunto dell'aver dirottato il proprio percorso di vita e quindi è passata dal voler essere un medico a diventare un'infermiera per poter lavorare subito, proprio perché comunque non poteva più studiare, perché il figlio non le permetteva di andare all'università. Quindi credo che come complessità e come fardello si porta dietro tante cose, e questa anche è una cosa molto, secondo me, pesante per lei, il fatto che non si sente profondamente realizzata. Benissimo. Un'ultima domanda sulla tua altra grandissima prova attoriale. Te li faccio i complimenti perché ovviamente tu non te li puoi fare da sola, quindi te li faccio io. Perché in questa serie, si noterà sicuramente, è una serie in cui gli attori sono seguiti sempre molto da vicini, no? Sempre in primo piano. E quindi secondo me c'è stato uno sforzo attoriale non indifferente. Cioè è molto più complicato quando c'è una telecamera che ti segue, una macchina da presa che ti segue così da vicino, giusto? In realtà dipende, nel No. senso Detto una che cavolata. no, vabbè, sai, dipende. No, non hai detto una cavolata. Sì, no, scherzo. No, 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 dipende perché paradossalmente la macchina da presa così vicina e abituarsi a sentire la macchina da presa così vicina è il modo migliore per non sentire la macchina da presa. Ah, vedi? Cioè, vedere un impianto, come diceva oggi Gianluca, una cosa artificiosa, molto, che ne so, vedere grossi mezzi, vedere dolly, carrelli, cose può effettivamente rendere il tutto, almeno per come sono io, molto più complicato. Cioè io adoro relazionarmi con la macchina da presa vicino. Infatti io di solito tendo a stringere una relazione molto stretta con gli operatori e con le persone che fanno il fuoco della macchina da presa, perché cioè, siamo solo delle appendici della stessa cosa. E per me è più semplice, paradossalmente. Benissimo, chiederemo a Simone Liberati se la pensa come te, ti farò sapere allora, va bene? Grazie, fammelo sapere. Grazie Greta, grazie mille, in A bocca al lupo, a te. presto. Grazie, ciao Ciao, Simone, grazie. E uno ciao. dei temi è proprio il tempo, infatti attraverso il tempo, se ci fai caso, cioè ci farai caso, negli altri episodi si noterà come questo tempo in realtà che passa
in alcuni frangenti ha lasciato delle crepe. Noi individuiamo qui e lì quali sono state laddove si sono create queste crepe, che cosa le ha procurate e soprattutto le occasioni mancate da loro di poter aggiustare il tiro del loro rapporto, lenire alcune ferite, e per disattenzione, mi viene da dire, non l'hanno fatto. Quindi diciamo che in questo la loro storia come coppia, come relazione sentimentale, ha vissuto questo equivoco, no? Per il quale si crede all'inizio che quella grande frenesia, quella grande estasi del primo incontro amoroso poi perdurerà nel tempo, e i giovani innamorati sono giustamente dei giovani spensierati, dei giovani che credono improvvisamente, in maniera cieca, al loro destino insieme. E nel tempo ci si trasforma, il tempo muta e muta anche questa consapevolezza, la cambia, a volte la affievolisce, ma altre volte gli cambia proprio i connotati. E quindi ci si finisce per sentirsi in qualche modo slegati, slacciati dall'altro. I più saggi amici, in realtà, in maniera un po' scontata, fanno è questo: vivi il tempo finché ti è dato di viverlo e nella maniera migliore possibile. Le circostanze, i momenti sicuramente vanno approfonditi in questo senso. Mi verrebbe da dirti poi tu da tifoso della Roma, chi più di te, insomma, no? Cioè, Chi più di me è bisogna abituato comunque ad amare incondizionatamente, nonostante tutto? nonostante tutto. Senti, no, tornando invece alla serie, dai, una cosa seria. C'è poi Pietro, no? C'è questo figlio undicenne, no? Che rimane un po' ostaggio della coppia, no? C'è questo elemento importante della serie, perché le ripercussioni forti, no? A volte fortissime, poi chi ne risente di più sono proprio i figli adolescenti, no? Giusto? Beh, sì, il loro litigio e soprattutto il motivo scatenante, questa guerra così, quest'odio così forte che mi porterà a un gesto così estremo davanti al tribunale, decidere di propendere per l'affido esclusivo, quindi sradicare il figlio dalla madre, insomma, è un gesto molto forte. Tutto questo sostanzialmente ha una ripercussione enorme sul nostro figlio, che però compirà un gesto forse il più eclatante, il più bello della serie, perché riuscirà in qualche modo a destituire noi genitori del nostro ruolo, smetterà di credere in noi, anche come genitori. E questo è un gesto molto forte, che la forza di un bambino è capace. Capace può, e quindi ha in qualche modo dato loro un'occasione, un'ulteriore chance per rivedere loro stessi.